Allora, andiamo a fare un allenamento per il nostro interno cosce, molto veloce, ok? Perché è molto breve ma molto intenso. E andiamo a fare un grand plié in chiusura, però. Così facciamo 1, 2, 3 e in chiusura. Quando chiudo, devo tirare dentro i glutei e schiacciare l'interno cosce, che okay? Diventare molto compatta, ok? Così 1, 2, 3 e chiudo. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Squeeze, viene in italiano, in inglese. Squeeze, okay? Vuol dire stringere. Stringi, stringi, su, scendo, 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 squeeze up, e scendo, 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 e chiudi, vai, 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 grandi, su, easy, e tira, 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 tutto, anche addominali, tira tutto insieme, e in su, tira, e in su, ok, ancora 10, 2, 3, chiudo, 9, chiudo, 8, chiudo, 7, chiudo, 6, chiudo, 5, spingi, 4, 3, 2, e 1. Ah, relax. Come ti ho detto, breve ma molto intenso. E andiamo sul prossimo esercizio insieme. E spero che ti stai trovando molto bene con il mio gag turbo. Alla base di ogni allenamento per i glutei ci sono i squat, però oggi voglio fare una squat un po' diversa, sarà una squat incrociato. Allora partiremo con le gambe incrociate e poi quando affondiamo, affondiamo con un piccolo salto in uno squat. Su, chiudo, giù, squat. E ogni volta incrocio l'altra gamba in avanti, ok? Destra avanti, scendo giù. Sinistra avanti, scendo giù. Su e indietro, ok? E ogni volta ricordati proprio di affondare sui talloni, ok? Su e squat. E su e squat. Interno cosce e glute. Interno cosce e glute. Continuiamo. 8, scendo. 7, scendo. 6, 5, 4, 3, 2 e 1, continui, altre 8, 8, scendi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, eccellente. Adesso andiamo a fare di nuovo una plancia un po' diversa, una plancia che io ho preso ispirato dalle yoga, un movimento che mi piace tantissimo. E così, ci dobbiamo girare giù, ok, andiamo direttamente in plancia, portate le mani direttamente sotto le spalle, stende le gambe, ok? A questo punto tiri su la gamba destra, a questo punto porta il ginocchio in avanti come se stessi provando di toccare la fronte, ok? Sollevando un po' l'addome, ok? E la tieni in posizione, ok? 4, 3, 2, torni indietro ma non abbassare il piede, ok? Tieni il piede alto, addominali tesi. Adesso la porteremo al ginocchio lateralmente, piegando anche leggermente le braccia, ok? Verso fuori, ok? Tienilo, 4, 3, 2 e torni indietro, addominali sempre tesi. E adesso andiamo in diagonale, ok? In diagonale. Tengo la posizione, 4, 3, 2 e torno indietro, abbassi il piede, cambi il piede, cambi il piede. E andiamo alla prima posizione che sollevandomi, toccando la fronte al ginocchio, tengo tutto teso, 4, 3, 2 e torno indietro, a questo punto lo stesso lato, ok? E le teniamo, 4, 3, 2, torno indietro e l'ultima è in diagonale, andiamo in diagonale e tieni la posizione, 4, 3, 2 e torno indietro e abbasso le gambe. Eccellente ragazze, altro esercizio per il nostro turbo gag fatto e ti aspetto al prossimo esercizio. Un bacio! Ciao, sono Jill, sono tornata con un altro esercizio, un esercizio eccellente per l'interno coscia, io li chiamo romboidi e sono romboidi perché dovete immaginare di tracciare un romboide con i piedi e con le ginocchia, ok? Mettete i piedi sotto le natiche, ok? Per proteggere la schiena, suona dei piedi insieme e facciamo leggere verso basso. Ancora, scendi giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tendi verso su, e in su e giù. Stendi provando di schiacciare l'interno coscia come se ci avesse una palla invisibile
tra le cosce. Ok. 4, 3, 2, continui. Su e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora scendi giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e solleviamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eccellente per l'interna coscia e ti aspetto proprio qui con la nostra Turbo Gag e le prossime esercizi insieme. Allora, andiamo a fare un allenamento per la nostra interna coscia, molto veloce, ok? Perché è molto breve ma molto intenso. E andiamo a fare un grand plié in chiusura però, così facciamo 1, 2, 3 e in chiusura. Quando chiudo devo tirare dentro i glutei e schiacciare l'interna coscia, che okay? Diventare molto compatta, ok? Così 1, 2, 3 e chiudo. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, squeeze, viene meglio in italiano, in inglese, squeeze, che vuol dire stringere, 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 su, scendo, 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 squeeze, e scendo, 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 e chiudi, vai, 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 grandi, su, easy, e tira, 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 tutto, anche addominale, tira tutto insieme, e su, tira, e su, ok, ancora 10, 2, 3, chiudo, 9, chiudo, 8, chiudo, 7, chiudo, 6, chiudo, 5, spingi, 4, 3, 2 e 1. Ah, relax, come ti ho detto, breve ma molto intenso. E andiamo sul prossimo esercizio insieme e spero che ti stai trovando molto bene con il mio Gag Turbo. Alla base di ogni allenamento per i glutei ci sono i squat, però oggi voglio fare una squat un po' diversa, sarà una squat incrociato. Allora partiremo con le gambe incrociate e poi quando affondiamo, affondiamo con un piccolo salto in uno squat. Su, chiudo, giù, squat. E ogni volta incrocio l'altra gamba in avanti, ok? Destra avanti, scendo giù. Sinistra avanti, scendo giù. Su e indietro, ok? E poi, e ogni volta ricordati proprio di affondare sui talloni, ok? Su e squat. E su e squat. Interna coscia e glute. Interna coscia e glute. Continuiamo. 8, scendo. 7, scendo. 6, 5, 4, 3, 2 e 1, continui, altre 8, 8, scendi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, eccellente. Adesso andiamo a fare di nuovo una plancia un po' diversa, una plancia che io ho preso ispirato dalle yoga, un movimento che mi piace tantissimo. E così, ci dobbiamo girare giù, ok, andiamo direttamente in plancia, portate le mani direttamente sotto le spalle, stende le gambe, ok? A questo punto tiri su la gamba destra, a questo punto porta il ginocchio in avanti come se stessi provando di toccare la fronte, ok? Sollevando un po' l'addome, ok? E la tieni in posizione, ok? 4, 3, 2, torni indietro ma non abbassare il piede, ok? Tieni il piede alto, addominali tesi. Adesso la porteremo al ginocchio lateralmente, piegando anche leggermente le braccia, ok? Verso fuori, ok? Tienilo, 4, 3, 2 e torni indietro, addominali sempre tesi. E adesso andiamo in diagonale, ok? In diagonale, tengo la posizione, 4, 3, 2 e torni indietro, abbassi il piede, cambi il piede, cambi il piede. E andiamo alla prima posizione che, sollevandomi, toccando la fronte al ginocchio, tengo tutto teso, 4, 3, 2 e torno indietro, a questo punto lo stesso lato, ok? E le teniamo, 4, 3, 2, torno indietro e l'ultima è in diagonale, andiamo in diagonale e tieni la posizione, 4, 3,
3, 2 e torno indietro e abbasso le gambe. Eccellente ragazze, altro esercizio per il nostro turbo gag fatto e ti aspetto al prossimo esercizio. Un bacio. Ciao, sono Jill, sono tornata con un altro esercizio, eccellente per l'interno coscia, io li chiamo romboidi e sono romboidi perché dovete immaginare di tracciare un romboide con i piedi e con le ginocchia, ok? Mettete i piedi sotto le natiche, ok, per proteggere la schiena, suola dei piedi insieme e facciamo leggere verso basso. Ancora, scendi giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tendi verso su e in su e giù. Stendi provando di schiacciare l'interno coscia, come se ci avesse una palla invisibile tra le cosce. Ok. 4, 3, 2, continui. Su, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, scendi giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e solleviamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eccellente per l'interna coscia e ti aspetto proprio qui con la nostra Turbo Gag e il prossimo esercizio insieme.